Ciao a tutti ragazzi, eccoci qua anche oggi con un nuovo video. Per prima cosa vado a salutare Matilde Bottoni, che è la ragazza che ha indovinato e ha risposto per prima alla mia Instagram Stories, dove vi chiedevo chi è la mia principessa Disney preferita. Ovviamente poi mi avete risposto in un sacco e tutti avete indovinato, perché era effettivamente facilissima. Tutti sapete che io amo Pocahontas, ma lei è stata la primissima a rispondermi, è stata veramente velocissima, e quindi il mio saluto e il mio abbraccio oggi va proprio a Matilde Bottoni. Passando invece al video di oggi ho deciso di fare un video haul, o meglio l'avete deciso voi sempre su Instagram. Vi ho lasciato un sondaggio dove vi chiedevo se preferivate una recensione Monster High oppure un video haul degli acquisti del Black Friday, e avete praticamente scelto il Black Friday. Quindi eccoci qua per farvi vedere tutte le cose che ho acquistato, o meglio non sono proprio tutte, perché alcune le ho già usate, altre magari le ho prese ed erano tipo cibo e quindi le ho già mangiate, ma sicuramente le cose più interessanti le ho tutte qui con me. Ma iniziamo subito, perché effettivamente ho un pochino di cose qui sul tavolo da mostrarvi. Non le ho messe in ordine, non le ho divise per categoria, non me ne frega niente, le ho buttate sul tavolo. Adesso come mi vengono in mano ve le faccio vedere, quindi ci saranno bambole, poi altre cose, poi di nuovo bambole. Comunque vi dico che di bambole ce ne sono veramente un sacco questa volta. La prima cosa che vi mostro tra quelle che ho preso è una stupidata, e ovviamente non era in sconto, ed è questo calendario dell'avvento delle DC Super Hero Girls. L'ho trovato da Primark a 1,50 euro, poi l'ho rivisto se non sbaglio in un altro supermercato e costava 2,50 euro. Ne avevo già acquistato uno per questo Natale, però poi quando ho visto questo l'altro l'ho regalato e mi sono comprato questo qui. È semplicemente un calendario dell'avvento che poi andrà buttato via, però insomma mi sembrava un'idea carina. La seconda cosa che ho preso è sempre delle DC, ed è questo DVD del film che sicuramente molti di voi avranno già visto. Io non l'avevo ancora visto e vi devo dire che non avevo mai visto proprio assolutamente nulla di questa serie. L'ho trovato a 5,90 euro invece di 10 euro, e l'ho acquistato convinto che potesse essere carino almeno un decimo di quello che erano le Ever After High. Peccato che questo film faccia schifo. Ragazzi, se voi l'avete visto fatemelo sapere qui sotto nei commenti, sono curioso di sapere la vostra opinione, ma a me ha fatto veramente veramente schifo. Ci ho messo 2 giorni a finirlo, perché la prima volta mi sono addormentato, la seconda non avevo coraggio di andare avanti perché era imbarazzante, fino al punto in cui ho detto vabbè, cerchiamo di finirlo così almeno vediamo come va a finire sta cosa, anche se era abbastanza scontato. Comunque sul serio è bruttissimo, lo tengo diciamo per collezione, ma se tornassi indietro mi terrei 6 euro perché li ho proprio buttati via. Poi ho acquistato sempre da Primark, ovviamente il DVD non era da Primark, ma questa qui l'ho acquistata da Primark, ed è una powerbank a forma di unicorno. Cioè, non so se si riesce a vedere bene con i riflessi, ma è stupenda, anzi ve la tiro fuori così ve la faccio vedere meglio. Eccola qua, spero si riesca a vedere bene. È veramente bellissima, costava 10 euro e non è neanche super capiente perché è un 2000 mAh, e devo dirvi che del mio telefono l'iPhone 7 mi carica solamente il 50% di batteria. Addirittura da Primark c'erano quelle da 5000 mAh che costavano 9 euro, quindi costavano meno di questa, però erano semplicissime, erano anche abbastanza bruttine e quindi avete capito. Poi ho acquistato sempre in sconto, questa costava 13 euro e l'ho pagata solamente 3 euro. È una stupidata e l'ho comprata solo perché costava così poco. Ed è questo visore 3D, che da qua non si capirà niente. Adesso vi apro anche questo. Non so se ve lo ricordate, ma ne avevo già acquistato uno rosa da Tiger, dove all'interno ci andava praticamente il telefono per vedere i video in 3D. Questo funziona nello stesso identico modo, solo che come vedete è fatto un pochino meglio. È ovviamente molto plasticoso, è molto cinese, però qui si apre con un bottoncino, l'altro invece è tutto di cartone. Qui ci sono le mete dove infilare il telefono in modo che lo tenga fermo, ma soprattutto ci sono questi lacci per appunto agganciarlo alla testa e non farlo cadere, e in più si possono anche spostare le lenti e sistemarle in base ai nostri occhi. Girandole si riescono anche ad avvicinare e ad allontanare. Vi devo dire che per 3 euro è fatto veramente bene, non so cosa me ne farò. L'ho già provato e funziona bene, però sì, mi sono lasciato prendere dalla smania dell'acquistare, che è quello che appunto vogliono fare con tutti questi sconti, vogliono farci spendere soldi anche nelle cose che non ci servono. Alla fine mi sto rendendo conto che le bambole rimarranno tutte in fondo insieme senza neanche farlo apposta. Vabbè, comunque, l'ultima cosa prima di passare alle bambole l'ho presa sempre da Primark, ed è questo orologio di Tokins. È un orologio vero, ha le lancette qui che girano proprio come un orologio vero. Ve lo apro anche questo così ve lo mostro, perché è veramente super carino. Eccolo qua, come vedete è anche bello grande, grande più di una mia mano. Devo dirvi che è proprio tanto carino,
è fatto anche abbastanza bene. Qui dietro ovviamente c'è un buco enorme per inserire il meccanismo dell'orologio e anche la pila. L'unica cosa è che il mio, non so se tutti e non so se è perché ho la pila un po' scarica, ma ogni tanto si blocca, ogni tanto decide di bloccarsi un determinato orario, poi riprende da solo, non capisco perché. L'ho pagato 12 euro, non ero convintissimo di acquistarlo perché ovviamente non era in sconto, Primark il Black Friday non l'ha assolutamente fatto, cosa che non ho capito, però da Primark non c'era assolutamente nulla in sconto, ma mi sono deciso ad acquistarlo per il semplice fatto che c'era scritto che era un'edizione limitata, quindi una quantità limitata di pezzi in vendita, e che erano acquistabili solamente un massimo di 2 pezzi a persona. Quando ho visto che era così limitata, mi sono lasciato prendere anche lì da queste strategie di marketing e l'ho comprato. Poi comunque sono molto contento perché lo metterò sicuramente insieme a tutta la mia collezione della Bella e la Bestia, che vi ho fatto vedere anche su Instagram se non sbaglio. Però sì, ero in dubbio, ma queste strategie con me purtroppo funzionano. Passando ora alle bambole, se così possiamo chiamarla, la prima cosa che vi mostro è un po' strana e un po' diversa da quello che vedete qui di solito, ed è questo Spider-Man. Questa bambola di Spider-Man, sì, alla fine è una bambola, anche se è un gioco per maschi tra virgolette. L'ho comprato non per me, anche se vi dirò che sarei curioso di aprirlo, ma è un regalo che devo fare a un bambino che è innamoratissimo di Spider-Man. Questo qui l'ho trovato ad un prezzo di 9,90 euro e in più c'era lo sconto del 30%, quindi quando l'ho visto ho pensato: questo come regalo secondo me è perfetto perché ama Spider-Man, e poi comunque diciamo che ho anche speso poco, meglio di così. Mentre vi mostro questo, voglio anche dirvi una cosa, perché proprio con questo Spider-Man ci ho fatto caso. Quando andate ad acquistare giocattoli, bambole, qualsiasi cosa andate ad acquistare che sapete che si può trovare in vari negozi, non come ad esempio Tokens che si può acquistare solamente da Primark, quello lì fatto così, e quindi il prezzo purtroppo per forza è quello, non si può fare altro. Quando cercate queste cose, mi raccomando, andate a vedere sempre più posti possibili, perché vi dico ragazzi che io questo Spider-Man l'ho trovato a 9,90 euro allo Shan, e in più appunto per il Black Friday c'era questa promozione del 30%, ma proprio lo stesso giorno l'ho visto in un altro negozio a 15 euro, e il giorno dopo addirittura l'ho trovato a 17 euro in un altro supermercato. E sapete, 10 euro contro 17 sono comunque un bel risparmio. Quindi mi raccomando, non fatevi fregare ad esempio da Toys, mi dispiace dirlo ma è la verità, che ha dei prezzi veramente allucinanti. Andate sempre sempre a controllare, fate magari prima un giro su Amazon, andate magari in un negozio in più, un supermercato in più, ma fidatevi che la maggior parte delle volte il prezzo che vedete è sempre più alto di quello che poi riuscirete a trovare in giro. Poi ho acquistato sempre venerdì, ma non per il Black Friday, perché questa era scontata ma già di suo, questa Monster High, questa Gina Fire della linea Goals Gateway. Ho visto che questa linea è comparsa in alcuni negozi, non è nuova perché comunque non è uscita adesso, se non sbaglio è del, vediamo, è una linea del 2015, ma ho visto che è resuscitata nei nostri negozi adesso e ha un prezzo di soli 10 euro. Quindi ho pensato di acquistarla per farvi una recensione per questo Natale, perché ho pensato che potrebbe essere comunque un buon regalo o un autoregalo da farsi, visto il prezzo e visto che comunque appunto sono ritornate nei negozi. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se vi piacerebbe la recensione di questa Monster High per Natale, che nel caso ve la farò sicuramente. Un'altra meravigliosa bambola che ho acquistato è questa, ma non ve la faccio vedere perché questa sarà la prossima horror review che farò. Visto che la prima vi è piaciuta molto, ho pensato ogni tanto di acquistare una di queste bambole molto economiche per guardarle meglio insieme, quindi questa sarà una sorpresa in quella review. Un'altra bambola che ho acquistato, sì, questa volta ne ho acquistate veramente un sacco, è questa Fashionistas, non mi chiedete il numero, non mi chiedete il nome perché non lo so, ho già buttato via la scatola, è da stupido, non ho controllato. Devo dirvi la verità, di viso non mi ha letteralmente fatto impazzire, sembra un po' un'indiana con i capelli biondi, non saprei, ma mi sono innamorato del suo outfit, perché il vestito con questa forma tagliato qui con questo piccolo spacco e soprattutto le sue scarpe, che spero si riescano a vedere bene, le trovo veramente bellissime. È anche questa al 30% di sconto, quindi l'ho pagata neanche 10 euro, e quindi l'ho acquistata, anche se vi ripeto la cosa che mi piace di più è solamente il suo outfit confronto alla bambola in sé. La penultima cosa che ho acquistato, vi devo dire che è stato l'affare più grande che ho fatto in quel giorno, veramente è stato l'affarone, non me lo sarei mai aspettato, ed è questo pacco doppio. Adesso vi faccio vedere anche le bambole che c'erano all'interno.
con Barbie e Midge della linea Life in the Dream House. Io ho amato quella serie web di mini episodi che facevano, si può vedere anche su Netflix e vi consiglio di andare a vederla se non l'avete ancora fatto perché è divertentissima. E anche la linea di bambole mi era piaciuta un sacco. Soprattutto io volevo appunto Midge e fortunatamente questo pacco che costava 40 euro sono riuscito a pagarlo solamente 16 euro perché in un negozio che si chiama Regina, non so se lo conoscete o se c'è anche nella vostra città, facevano praticamente il 60% di sconto sull'articolo che costava di più della vostra spesa. Di conseguenza bastava andare là con quello che si voleva e tipo un pacchetto di penne, delle caramelle, non lo so, qualcosa di irrisorio e loro facevano lo sconto sul prezzo più alto. Io ho comprato una lacca per capelli che mi serviva da 3 euro più questo pacco da 40 e mi hanno fatto appunto lo sconto del 60% su questo pacco. Non sapete quanto sono stato contento. E all'interno c'erano questa Midge, che adesso vedete con la frangia così spiaccicata perché l'ho appena lisciata, infatti se vedete i suoi capelli sono lisci lisci perché li ho appena sistemati, la frangia devo ancora tagliarla, portate pazienza. E insieme a lei c'era anche questa Barbie, anche lei secondo me molto bella, ovviamente vestita con i vestiti che indossava nella serie, e fortunatamente queste sono ancora articolate con il corpo che piaceva a me, che non è quello delle Made to Move, ma non sono neanche rigide come le Fashionistas. Fortunatamente queste hanno ancora il corpo articolato e soprattutto sono fatte veramente molto bene. L'ultima cosa che ho acquistato, di cui vorrei anche parlarvi un momento, è questa Barbie Holiday 2017, proprio la Barbie uscita quest'anno, quella nuova di questo Natale. Come sapete non ero convinto di acquistarla, anzi non volevo assolutamente acquistarla perché io il prezzo che hanno queste bambole secondo me non lo valgono. Vi devo dire che l'ho acquistata semplicemente perché era in sconto a 39 euro e in più c'era anche il 30%. Quindi alla fine l'ho pagata sui 25-26 euro, che trovo comunque un prezzo già più accettabile. Quello che volevo dirvi è di stare veramente molto attenti, ragazzi, quando andate ad acquistare questo genere di bambole, soprattutto, perché vi assicuro che in tutto lo scaffale ce ne saranno state comunque una trentina. Le ho controllate una ad una e non sono riuscito a trovarne nemmeno una, questa era quella messa meglio, nemmeno una che avesse gli occhi uguali. Erano tutte stampate male, avevano gli occhi dilatati per la larghezza oppure dilatati in altezza, oppure uno più piccolo e uno più grande, infatti anche questa purtroppo ha l'occhio sinistro leggermente più piccolo, ma ve lo farò vedere meglio nella recensione che le dedicherò. Ma veramente ragazzi state attentissimi perché purtroppo la qualità di Mattel è calata a dismisura. Se in queste bambole potevamo fidarci e acquistarle praticamente a scatola chiusa, nel senso senza controllarle bene, purtroppo le ultime che stanno facendo bisogna controllarle benissimo, perché ho visto Barbie con, ripeto, un occhio più piccolo, uno più grande, Barbie con il rossetto completamente sbavato qui su un lato, o la bocca stampata troppo in alto, o gli occhi stampati troppo da una parte o dall'altra, una cosa allucinante, soprattutto per una bambola che al Toy Center viene venduta al prezzo di 80 euro. Vi dico già che 80 euro non li vale, quindi non spendete quei soldi per questa Barbie, soprattutto perché la troverete in tutti i supermercati che hanno il reparto giocattoli ad un massimo di 39 euro. Già 39 euro sono comunque eccessivi, ma non spendeteci assolutamente più soldi di quelli. Non li vale e chi vi chiede più soldi di 40 euro sono veramente solamente dei ladri che vogliono spennarvi. Quindi ragazzi stateci attentissimi, io ci ho perso mezz'ora a sceglierla e non è comunque perfetta. Mi sono anche già accorto di altre cose, ma ripeto ve ne parlerò nella sua recensione, ma in ogni caso stateci super super attenti. Quindi ragazzi questi erano tutti gli acquisti che ho fatto il giorno del Black Friday, venerdì scorso. Vi devo dire che sono tornato a casa che da una parte ero contentissimo, dall'altra mi sentivo molto povero. Perché già come sapete non è che io sia uno che vive nell'oro. Per quel giorno diciamo che mi ero messo da parte un po' di soldi e mi ero prefissato un budget massimo. Fortunatamente sono riuscito a stare in quel budget e ho anche risparmiato 3 euro. Non molto, però comunque nel budget ci sono rimasto. Ma soprattutto sono contentissimo perché ho trovato un sacco di offerte e sono riuscito veramente a risparmiare. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto, spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Fatemi sapere qui sotto nei commenti come sempre cosa ne pensate voi. Io come vi ho già detto sicuramente farò la recensione della Barbie Holiday per questo Natale, penso di registrarla comunque a breve. Vi ricordo di andare a seguirmi su Instagram anche perché adesso come sapete faccio quel giochino delle domande per salutarvi e soprattutto ho un contatto molto più diretto con voi.
Quindi se non l'avete ancora fatto, correte su Instagram a seguire Toys Expression. Ovviamente, come sempre, vi ricordo che sono anche su Facebook. Vi chiedo di lasciarmi qui sotto un like, un commento e di iscrivervi al canale e di cliccare quella maledetta campanellina, che ormai non ne posso più di ripeterlo, ma purtroppo da quando l'hanno inserita è molto importante per ricevere le notifiche dei video di noi youtuber. Io intanto, ragazzi, vi saluto, vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video.